Sì, io credo che con Michele un'affinità culturale e un'affinità seriamente politica di un progetto, quello di apertura del partito, di apertura della politica, di apertura alla formazione, ai giovani, alla voglia di fare politica tra le persone, ci accomuna e ci accomunerà sempre di più, insomma. Questo è, non è soltanto un episodio elettorale, non è soltanto un accordo elettorale, si tratta di un progetto comune per rendere tutto il partito più unito e per evitare che ciascuno, diciamo, abbia dei percorsi isolati. Cosa risponde a chi dovesse dirle che ha voltato le spalle a Bersani? Che non è vero, siamo nell'area Bersani. Siamo nell'area Bersani. Si tratta soltanto di una maggiore unità di intenti, ma proprio all'interno dell'area Bersani. Non siamo, nessuno di noi è uscito dall'area Bersani. Dunque, fa da testimonial oggi all'area della Capone e domani ad Antonio Maniglia. Beh, naturalmente io sono il presidente del Partito Democratico, quindi ho tante grandi personalità da sostenere e soprattutto da rappresentare, perché come voi sapete il segretario è candidato, quindi è il presidente che deve fare questo lavoro. Questo naturalmente non significa che non ci siano nell'area che noi chiamiamo semplicemente pugliesi, voi la chiamate Emiliano, però a me piace più chiamarla col suo nome, semplicemente pugliesi, non significa che sul territorio queste persone straordinarie non siano attive nel costruire legami, così come hanno fatto con Loredana, ma anche con altri, per cucire l'unità del partito. Il congresso è finito, continuare, come posso dire, a ragionare per aree Bersani, Franceschini, Emiliano o altro, insomma, rischia solo di essere ridicolo in questo momento. Noi abbiamo un solo scopo, quello di sostenere il nostro candidato alla presidenza della Regione Puglia e di evitare che la Puglia possa tornare indietro.